latte vaccino e uova di gallina idonei al consumo alimentare. I servizi del Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 1 hanno ultimato le indagini tossicologiche sulle matrici alimentari, latte intero vaccino e uova di gallina, già prelevate nelle aree di probabile ricaduta degli inquinanti derivanti dai fenomeni di combustione dell'incendio verificatosi lo scorso 10 marzo presso l'azienda Biondi Recuperi di Ponte San Giovanni. I risultati degli accertamenti hanno mostrato valori di diossine e PCB compatibili con il normale consumo alimentare di tali prodotti. Laddove non sia stato già fatto, si raccomanda tuttavia un intervento di manutenzione e pulizia di eventuali sistemi filtranti al servizio di locali chiusi, di vita o di lavoro situati nell'area interessata dall'ordinanza a suo tempo emanata dal sindaco di Perugia. Lo stesso dicasi per il sistematico ed accurato lavaggio dei vegetali direttamente raccolti nella medesima area destinati al consumo umano, misura igienica quest'ultima, peraltro da applicare sempre e dovunque prima di detto consumo.